Stavolta niente evoluzione a inizio video. Dai che è tardi. It's time to stop! Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon versione nera Randomizer Nuzlocke. Nello scorso episodio siamo stati alla Torre Dragospira, dove Anne ci ha accolto con il suo Zekrom appena risvegliato dall'oscuro lite, e noi siamo entrati in possesso del chiaro lite. Dobbiamo andare a Boreduopoli a capire come si fa per far uscire il drago Reshiram da lì. Io veramente vorrei fare un giro a Ponte Meraviglia prima, perché c'è uno che ti dà un Magikarp. Ti vende Magikarp e io voglio un Magikarp, giusto per vedere che Pokémon esce fuori. Potrebbe uscire un Magikarp? Potrebbe. Però aspetta, qua posso fare una cattura. Non posso andare a Ponte Meraviglia, ma posso fare una cattura che lascio perdere. Ah no, però si può evolvere subito. Proviamolo, proviamo. Magari poi vi metto una clip qui in mezzo. Ah, ponte propulsione, che sembra più una torre bruttissima. Ma c'è Belle. Belle, vuoi sfidarci in una lotta, scommetto, eh. Vabbè, che vuoi fare veramente? Vuoi essere una modella? Oh, per carità, le forme ce le hai, eh. Ma dimmelo che vogliamo lottare. Mi preparavo psicologicamente, cioè lo sapevo, perché è ovvio. Però mi dici che vuoi fare la modella, io sbarello, non capisco più niente. Mi prende la sprovvista. E non mi preparo più per la lotta, ma per vederti sfilare sulle passerelle. Scusa, se te lo dico, però non fare sti cambi repentini di carriera. Deciditi. Tipo, io voglio fare fallito, tu vuoi fare la modella. Cioè, capiamoci. Colpo di che? Oh, cioè sono rimasto malissimo. Oddio santissimo, Belle, che paura che mi hai fatto. Sei incredibile, grazie. Ah, quella che ho usato ora la riprendo, grazie. Basta il cappello e ciao, eh. Non mi ricarichi i Pokémon? Vabbè, entriamo dentro sta caserma, va. Ah, c'è proprio un museo qui dentro, che bello. Cambio inquadratura. Che bello. Oh, lei che fa, signora? È appena tornata dalla spesa? Il fine settimana è meglio non venire qui. Ah. E beh, c'erano davvero i malcapitati? Questo potrebbe anche essere semplicemente un richiamo a un episodio dell'anime. Guarda, ci incontriamo. Ah, non ci incontriamo. Peccato. Oh, oh! Ma Gekis! Davvero? Di qua. Ma di qua, ragazzi. C'ero davanti. E ci avrei comunque parlato. Non hanno fatto un cavolo e mo si prendono anche i meriti. I tuoi sforzi sono encomiabili. Vedo che hai ottenuto il chiaro lite. Ti faccio i miei complimenti per l'ottimo lavoro. Tuttavia, N ha un'idea un po' bizzarra. Secondo lui, i due allenatori che riescono a risvegliare i Pokémon Drago leggendari dovrebbero affrontarsi in una lotta per determinare chi sia il vero eroe. Quello che vince, no? Ma è una prova del tutto inutile. Infatti, Anne è stato educato per diventare l'eroe. Come risultato, il Pokémon leggendario ha riconosciuto il suo valore. Anne è una persona pura. Separeremo gli esseri umani stolti dai loro Pokémon. Solo noi potremo usare i Pokémon in futuro. Usare! Non essere amici! Ah, è la magagna! Trovate la magagna! Avere dei Pokémon presto equivarrà a un crimine. La pietra non basterà a farti ottenere il riconoscimento del Pokémon leggendario. Ma se insisti, allora metticela tutta, non posso dirti altro. Boh, va bene, io ti credo sulla parola. Signori, siamo arrivati a Boreduopoli allora? È questa la città che ci serve? No, a quanto pare no. Hello? Come palle d'arrivo? Ok, grazie. Questo è un bravo signore, allora, perché mi ha regalato una mossa. Ho affrontato tutti e finalmente Boreduopoli. Neanche ho potuto leggere il titolo. Ehi, Link, da questa parte! Devo fare la voce da Nardu. Oddio, un'altra volta un discorso sta a fare questo. Quel bugiardo di Gekis.
Sta facendo di tutto per abbindolare la gente con le sue chiacchiere. I Pokémon non sono come noi umani. Posseggono capacità ancora ignote. E specie ignote. Sono esseri dai quali possiamo imparare innumerevoli cose. Che cose? Dobbiamo riconoscerne i grandi meriti e liberarli dal dominio umano. Però, a quanto pare, il passaparola da 420 a Boreduopoli non c'è stato. Gli stendardi se li sono messi dove? No! Ma cosa sta dicendo quello? Non ho mai sentito tante buffonate. Questa regione è stata costruita grazie alla collaborazione tra uomini e Pokémon. Se i Pokémon non volessero stare con noi, se ne sarebbero già andati via. Ehi, Wayo, quanto tempo, Guarda, c'è Nardo, il campione! È successo qualche cosa? Lo faccio napoletano! Beh, mezzo napoletano. Oppure abruzzese, che mi esce meglio, visto che c'avevo il nonno abruzzese. Ho Tunzive lasciato la Lega Pokémon bandattene in giro per la regione, che sti fa qua? Vengo subito al dunque, vorrei sapere tutto sulla leggenda del Pokémon Drago. Intenti Zekrom oppure Reshiram, e perché? Poi, che è successo? Poco fa, Lutizio Losk, che si chiama Gekis, ha detto che ha fatto un comizio qua per che Anna ha risvegliato Zekrom. Ma che va dicendo quello? E quindi che vuoi fare? Vuoi fare lotta a due Pokémon Drago solo per capire che c'ha ragione? A pochi Anna? Che cosa? I Pokémon Drago vanno molto d'accordo. Non è vero mai nella vita i Pokémon Drago non vanno d'accordo neanche per sbaglio. Non, a meno che Game Freak non abbia retconnato la verità. Com'è che ti chiami, Link? Vieni un po' a casa mia, ti faccio sapere quello che c'era che vuoi su Pokémon Drago. Quindi ti faccio io la strada, questa è casa mia. Ed è qui che vivo io, c'è un grande prato verde e si può cantare forte. Questa è una canzone che non conoscete sicuramente. I Dari, roba del 2007-2008, forse anche prima. Ciao, ecco, arrivo, sì, ok, non saltare, bimba. Entra, ti ho visto, non sono cieco! Scusami, però ti fermi 2 secondi prima. Allora, qua un po' troppo tecnologica sta città. Mo ti dico quello che sacce. Allora, quello che tiene è Lucharolite. Un tempo Reshiram, che si risveglierà dalla pietra, e Zekrom, che si è già risvegliato, erano un Pokémon solo. Ok, ci capito i Pokémon, I Raggivelli avevano fondato una nuova regione di Pokémon, dove umani e Pokémon vivevano felici. Finché lo Yurn, i due Raggivelli si accapigliarono. Uno cercava la verità, l'altro gli ideali. Insomma, c'aveva un'idea un po' strana in testa. Tanto che due Pokémon erano un essere unico, in principio, avevano pari forza e resistenza, cosa che non è vera. La lotta continuò sempre più aspra e non ci fu alcun vincitore. Purtroppo però i figli degli eroi iniziarono una valite. Fu allora che Zekrom e Reshiram si abbatterono su Unima. Oh, cioè, la cosa è bellissima perché... Ok, siamo di pari forza, non arriviamo a nessun punto. Fermiamoci, non combattiamo più. Però i gemelli, non contenti, si ripresero a fare a pugni. E allora i draghi hanno detto: oh, ci avete bottato le palle, noi ora distruggiamo Unima, così almeno ve la pietra in saccoccia. Non avete niente su cui regnare. Oh, e possiamo andare a dormire tutti quanti felici. Malgrado tutto, uomini e Pokémon credono gli uni negli altri e si cercano a vicenda. E così sarà per sempre. Vai a vincere la medaglia di Boreduopoli. Ti aspetto alla palestra. Se avessi giocato Pokémon bianco avrei trovato Iris, che mi sarebbe stato anche più bello, Dovrebbe trovarsi acqui... Mamma mia, un cantiere, Ovviamente i due draghi. Ah, buongiorno! Mi dai l'acqua? Grazie! Vabbè, ciao, Ah, ma qua c'era il drago Shenlong! Oh, il serpentone? Questo è il serpentone, Ma devo andare per forza qui. E poi... Ah, ok, ha un'abilità diversa, Shedinja. Mamma mia. Oh no! Beh, un po' capì che tipo è Shedinja, mo. Pure. Tanto per restare nella palestra drago... Non lo so. È che... Sarà tipo drago? Spero. Sì! È tipo drago, vai così allora. Prenditi questo, pezzo, l'antepezzo di pezzo. Aristide. Non lo so, non so più che devo fare. Oh, sì, vai, si arriva da Aristideo. Da Sternocleidomastoideo. Oh, papà, non lo so, pronto? Let's go. Quindi ragazzi, mi chiamo Aristide e sono il capopalestra di sto posto. Da sindaco mi sono sempre impegnato per far crescere la città.
e da allenatore ho sempre cercato la forza. Ora però voglio solo incontrare giovani che hanno le belle speranze, che vogliono avere un futuro buono. Gente come Iris o gente come te. Ah! Cristiano, un cristiano effettivamente. C'ha la faccia da cristiano, Aristide. Barba un po' particolare, eh? A Snover. Fa Wichu Wichu Snover. Wichu Wichu. E che gli faccio a Snover? Snover, cascata di circostanza. Non è erba, non è ghiaccio. Anche se fosse ghiaccio che gli fa. È shottato, no. Così mi piace. Vanillish, ok. 43, non mi piace 43. È troppo 43. Lo ricaricherà sicuramente. Oh no, la difesa speciale. Che cacchio. Non me l'aspettavo. Il furto, guaio. Sì, anche in abruzzese guaio si usa. È internazionale guaio. Poi guaglio. Ma comunque cambia un po' da dialetto a dialetto, eh. Allora, ho la difesa speciale droppata di uno. Di mezzo però, vabbè, diciamo di uno. Cranidos. Oh, fortuna, vabbè, non fa nulla, fa nulla. Attenzione è grossa, ragazzo, lo so. E il drago, un danno normale. Daddy? La musica qua è pomposa e tutto, è buè il cacchio. Non ero in sintonia mentale, ma ha funzionato. Ho capito, cascata. Come la cantante, vedi, cascata, la cantante è cascata, però più a spagnola, no? Spagnoleggiante, cascata, la cascata. Per le scale, la cascata. Let's go! Odio questo sentimento di disfatta. Pure non sa ce legge nient'altro, quindi voglio. Sono riconoscente per sta lotta impossibile, vai. Sì, è incredibile, però siccome devi fare il dialetto abruzzese, va bene pure impossibile. L'ottava e ultima medaglia della regione di Unima, la medaglia leggenda, è stata conseguita con successo e ora. Ha messo a fuoco il dito. Si va alla Lega Pokémon. E vediamo il da farsi. Avrei un favore da chiederti. Dovresti seguire Nard e recarti alla Lega Pokémon. Sa, quello è un tipo un po' pazzariel. Non è che stia pazzia, però se fermi N mi fa un piacere. Professoressa! Ehi, allora, come va? Sono venuto a parlarti del modo per risvegliare Reshiram. Non mi andava a dirtelo per l'Interpoké, anche perché dentro la palestra non prende. Quindi, in poche parole, Reshiram si risveglierà quando riconoscerà qualcuno di valore. Ah, ma tutte quante le medaglie, che bravo! Forse sei una persona di valore. Forse... Ah, percorso 10, i portali delle medaglie. E oltre i portali c'è la via vittoria. Tieni, voglio regalarti... L'ho trovata anche per terra, però. Sì, la Master Ball me l'ha data per forza perché ho scelto di tenere gli oggetti importanti, anche perché... Oh... Ammetti che le MN erano oggetti così, da 4 soldi, non volevo, insomma, che andassero sprecate. Che poi come andava avanti? The secret ingredient is crime. Va bene. È finito anche per oggi l'episodio. Nel prossimo arriveremo via Vittoria, affronteremo la Lega Pokémon e ci affronteremo con N. Beh, non N anche nel prossimo episodio. Nel prossimo episodio solo io... La via Vittoria e la Lega Pokémon. Poi via Vittoria neanche la faccio vedere. Cioè, a che serve far vedere via Vittoria? Voglio dire, no? Non serve. Allora, io mi accampo qui. Io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate ovviamente le regole e i link per Instagram e Telegram. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.